Racconti di paura, il tredicesimo piano di Merlin XX. Quella mattina Elena rispose al telefono e dall'ospedale dissero che una sua parente era gravemente ferita e che la sua presenza era urgente. Il fatto la stranino un poco, perché non aveva mai sentito prima né il nome di quell'ospedale né quello della sua parente. Quando arrivò, la receptionist indicò l'ascensore invitandola a recarsi al tredicesimo piano. La salita sembrava infinita. Finalmente le porte si aprirono e davanti a Elena si dispiegò un lungo corridoio buio, illuminato da una fioca luce al neon. Mentre si dirigeva a passo veloce verso la porta 347, si rese conto che su ognuna delle porte scorrevoli c'era un foglio con scritto il suo nome. A poco si rese conto che l'intero piano era disabitato. Il suo cuore iniziò ad impazzare e un terrore sordo le afferrò le viscere. Quando arrivò davanti alla porta 347, era troppo tardi per tornare indietro e quella intensa sensazione di morte si trasformò in un'atroce consapevolezza.